Buonasera a tutti, mi presento, sono Giulio Centanni e sono socio dell'Alfa Model Club dal lontano 1995. Ringrazio il presidente che ci ha dato questa opportunità di fare questo breve corso introduttivo alla modifica, conversione e autocostruzione dei figurini nella scala dei 54 mm. Ecco, comincio subito nel dire che nella mia concezione mentale la lavorazione dei figurini, appunto, c'è la modifica, quindi si parte da un pezzo di base che viene prodotto dalle ditte di serie, quindi facendo delle modifiche leggere. Poi c'è la conversione, dove una parte notevole del figurino d'origine viene stravolta e ricostruita, e poi c'è l'autocostruzione intera, quindi si fa interamente il figurino partendo dalla realizzazione del manichino in fil di ferro e poi con gli stucchi piano piano volumi ed uniformi. Di solito la utilizzo quando c'è un pezzo di base che è molto bello, di solito utilizzo pezzi della Metal Model, che è una ditta che produce questi figurini di epoca napoleonica. Sono ben strutturati ed hanno un'ottima impostazione nei manichini, per cui li utilizzo nelle piccole conversioni quando voglio realizzare un uniforme simile a quella di origine, ma che comunque possa essere diversa da quella che è la produzione di serie. Qui vi ho portato appunto questi esempi. Qui in questo figurino, nel caso specifico, la modifica è stata molto semplice. Ho aggiunto il cappuccio al bonnet, e poi ho fatto una modifica alla sabretace, allo stemma della sabretace, togliendo l'aquila imperiale napoleonica e mettendo quella italiana dell'artiglieria. Ho aggiunto le medaglie che non erano comunque nella scatola originale, e quindi diciamo le modifiche sono state relativamente piccoline. Le divido in statiche e modifiche invece, che danno poi uno spostamento al figurino. Le modifiche statiche riguardano tutte quelle parti che comunque possono essere modificate senza cambiare l'impostazione e la postura originale del pezzo. Quindi appunto la modifica della sabretace, gli stemmi, tutti gli accessori che comunque vanno a dare da complemento al figurino, senza comunque stravolgere la postura originale. Poi ci stanno invece le modifiche un po' più consistenti, quando cominciamo a muovere gli arti e la postura originale. Chiaramente la modifica degli arti può essere ugualmente che non cambia l'impostazione delle spalle del figurino, e quella che invece poi cambia effettivamente tutta quanta la postura, e quindi con sé porta il movimento anche del panneggio e di tutti quanti gli altri attributi dell'uniforme. Nella conversione grande invece, normalmente io utilizzo il busto, che è quello che rimane un po' più quando c'è un uniforme particolare, tipo questa dei dolman o delle pelisse, che hanno delle bottoniere molto complicate, sono replicabili ma implicano un lavoro enorme, per cui utilizzo quelle di serie che trovo in commercio e vado poi a lavorare chiaramente su quelle che sono le modifiche. Qui infatti su questo pezzo avevo completamente rimosso tutte quante le gallonature che c'erano, che non mi erano necessarie, ed ho ricostruito le parti mancanti. Quest'altro pezzo invece è, come vi dicevo, recuperando, l'ho ottenuto recuperando soltanto il busto, e tutto quanto il resto è stato completamente ricostruito. La cosa che più, diciamo, volevo conservare erano effettivamente le due retruisse dell'uniforme, che sarebbero queste code lunghe dell'abito che avevano in quel periodo. Per cui ho ricostruito poi le gambe, tagliando quelle originali dall'interno, ho rimosso le braccia, ho modificato l'impostazione. Questo figurino nasce nel tentativo di replicare questa che era l'uniforme originale da cui ho preso spunto per la realizzazione. Quest'altro invece è nato dall'idea, questo figurino è nato dall'impostazione del cavallo. Era un cavallo, diciamo, nudo e statico, per cui
ho avuto l'idea di fare questa posizione per rendere visibile bene il figurino, che normalmente nelle posizioni basse la parte anteriore dell'uniforme non viene mai messa particolarmente in evidenza, per cui ho avuto l'idea di metterlo su questa pendenza. Chiaramente metterlo su questa pendenza implicava una postura un po' anomala del soggetto che stava sul cavallo, quindi in una posizione diciamo arretrata con il busto, e nessuno dei pezzi di serie poteva essere adottato e riutilizzato per questo scopo. Per di più anche il tiro con il braccio sinistro delle briglie implicava tutta quanta un posizionamento particolare dei tessuti e dei panneggi dell'uniforme, per cui tutte le pieghe partono dalla spalla destra e scendono poi verso la pancia. Quindi ecco, diciamo, l'utilizzo, la modifica piuttosto che l'autocostruzione dipende dal pezzo che intendete realizzare, diciamo, nella vostra idea originale, per cui scegliere l'una o l'altra soluzione è una cosa che va studiata di volta in volta in base all'uniforme. Adesso vi parlo dei materiali e degli stucchi che utilizzo per fare queste modifiche e conversioni. Ci sono in commercio vari tipi, alcuni purtroppo non sono più reperibili perché sono stati dichiarati fuori legge per via della loro consistenza, però diciamo ognuno di questi stucchi non è indifferente l'utilizzo dell'uno piuttosto che quello dell'altro, ognuno di questi stucchi ha delle proprie qualità. Nel caso particolare io utilizzo questo stucco che è il duro americano bicomponente, metà blu metà verde, che dà una miscela verde scuro quando viene mescolato. La proprietà di questo stucco è che è molto appiccicoso, non è facilmente stendibile, però ha un'ottima gommosità quando poi si asciuga. Quindi può essere utilizzato per realizzare pezzi in sospensione, soprattutto è molto indicato per realizzare anche i tessuti come quelli delle bandiere, perché comunque essendo sospesi, qualora fossero realizzati con stucchi rigidi, rischierebbero molto facilmente di spezzarsi e di danneggiarsi durante gli spostamenti. Mentre questo resiste molto bene. In alternativa, per la realizzazione delle bandiere ci sono anche delle sfogliettine di piombo, delle lamine, delle lamierine molto sottili di piombo che sono facilmente modellabili, anche quelle molto resistenti. La differenza tra le due è che una volta dipinti, lo stucco questo qui, qualora venga urtato, non perde il colore e la vernice, mentre il piombo, se viene urtato diciamo in maniera un po' più... Si graffia e si rovina poi la pittura del drappo, che è una delle parti più difficili da dipingere. Poi c'è quest'altro stucco che è quello che vi dicevo, che purtroppo non è più reperibile, che è l'A+B, sempre bicomponente. Ci sono in varie gradazioni, in vari colori, c'è il bianco, c'è il marrone, c'è il grigio, lo stesso il Milliput, ci sono varie gradazioni di finitura diciamo nell'utilizzo, e tutti quanti questi hanno una loro funzione specifica. L'A+B una volta essiccato diventa rigido come la ceramica, è molto resistente, molto diciamo duro agli urti, però ecco quello che vi dicevo prima, nelle parti sospese risulta molto delicato perché è facile a spezzarsi. Poi ci stanno quest'altro tipo di stucchi, che è il put della Tamiya, che sono stucchi cremosi, che utilizzo quando, facendo magari soprattutto dei pezzi di serie in modifica, lo utilizzo per chiudere i vari punti di giunzione e tutte quante le altre cose. Tante volte lo utilizzo anche molto diluito con il solvente, lo utilizzo anche come primer, quando la superficie del pezzo non è proprio bella liscia, diciamo, li lucido con le spazzoline o con la lana d'acciaio prima della pitturazione, se no in alternativa quando sono particolarmente rovinati, o forse perché io ho commesso degli errori per cui li ho graffiati, rovinati e tolto dei pezzettini, preferisco dare una lavatura con questo stucco molto diluito, che lo ricompatta tutto quanto il figurino, la superficie e le pieghe.